I tagli del governo rischiano di incidere negativamente sul comparto sicurezza, non solo in termini di lavoro, ma anche e soprattutto in termini di protezione da garantire ai cittadini. Questo è l'allarme lanciato dai sindacati di categoria. Nuovo appuntamento davanti alla Questura di Lecce con gli operatori del settore che hanno dato vita ad un volantinaggio per sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così delicato. I sindacati sono compatti e decisi ad andare avanti. C'è un blocco del fondo cosiddetto perequativo che per gli anni 2012-2013 è stato accantonato con un'aliquota percentuale del 46%, pertanto questi diritti verranno rispettati in questa proporzione. Per non parlare poi del turnover che per gli anni 2012-2013 viene ipotizzato al 20%, quindi ogni 100 poliziotti che andranno in pensione saranno reintegrati con un'aliquota di 20 unità. Ed inoltre mi aggancio all'altra parte della nostra manifestazione che riguarda le misure di armonizzazione per le pensioni, così il regolamento che deve essere emanato. Questo oltre che farà in modo di avere poliziotti, quelli che rimarranno anziani, parliamo di 65 anni di età, pertanto vedremo sempre poliziotti più anziani che andranno a svolgere l'attività operativa in queste condizioni fisiche.